Creoncinettine, in questo tutorial vi voglio far vedere come si lavora il punto basso doppio. È una cosa molto semplice, però è molto bello per lavorare non lo stesso e il solito punto basso, ma un punto basso un po' più voluminoso, ecco. È bello per lavorare capelli, per lavorare borse, per lavorare tante belle cose, ok? È semplicissimo. Facciamo una catenella di quanti punti vogliamo noi, quindi è uguale al punto basso praticamente, ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ecco, 15. Così. 16. Entro a lavorare nel mio primo punto, guardate un po', e lavoro come se fosse il punto basso. Filo sull'uncinetto ma non chiudo il punto basso, entro di nuovo sempre nella stessa catenella e prendo di nuovo il filo sopra, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Ok, e questo è il punto doppio. Quindi entro nella seconda catenella e faccio la stessa cosa. Prendo il filo, due anelli sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, normalmente così si chiude il punto basso. No, non lo chiudo. Rimango così, due anelli sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto. Prendo di nuovo il filo sull'uncinetto e ho quattro anelli sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto e chiudo tutto. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti nella terza catenella. Prendo il filo tramite la catenella, filo sull'uncinetto di nuovo nella stessa catenella e adesso filo sull'uncinetto e chiudo tutto in una volta. Ecco, di nuovo nella prossima catenella, 1, filo sull'uncinetto due volte, filo sull'uncinetto, chiudo tutto e vado avanti così. 1, filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto, tiro il filo, 4 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo tramite tutti, entro nella prossima catenella, 2 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entro di nuovo nella stessa catenella, 4 anelli sull'uncinetto, chiudo tutto e vado avanti così. Guardate, filo sull'uncinetto, entro nello stesso, così 4 e chiudo, entro nella prossima catenella, 1, filo sull'uncinetto 2, filo sull'uncinetto, chiudo tutto. Quindi invece di 1 è doppio praticamente, perché entro una volta, filo sull'uncinetto non lo chiudo, entro la seconda volta, filo sull'uncinetto e adesso lo chiudo. È semplicissimo. Quindi entro nella catenella, prendo il filo, due anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entro di nuovo nella catenella, prendo il filo, quattro anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, chiudo tutto di nuovo. Ecco, e chiudo tutto e di nuovo 1 2. Chiudiamo, 1 2. E se di solito quando lavoriamo dei progetti con il punto basso risultano belli, cioè una bella textura, come posso dire, un bello pieno, diciamo, con questo tipo, vedete, molto carino, con questo tipo sarà pieno però più morbido, ok? Cioè molto, e guardate che bello che viene sul retro, quindi praticamente questo è molto più bello del davanti. Avete due possibilità, o lasciarlo così o così. Vedete che bello? Ok, per il secondo giro e il resto dei giri, una catenella. Vedete i nostri punti? Lavoriamo i punti normalmente. Entro nel primo, filo sull'uncinetto, cioè normalmente lo lavoro doppio, sempre doppio. Filo sull'uncinetto, di nuovo nello stesso punto,
3 anelli sull'uncinetto, chiudo. Entro nel prossimo, filo sull'uncinetto 2 volte, chiudo. E nel prossimo, filo sull'uncinetto ancora una volta, chiudo. Nel prossimo, praticamente lavoro i punti come vengono, però invece di lavorare un punto basso semplice, lo lavoro due volte nello stesso punto. Quindi filo sull'uncinetto ancora una volta, prendo il filo, guardate, filo sull'uncinetto, entro di nuovo, 4 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, chiudo tutto. Voilà, dovete avere 4 anelli sull'uncinetto, devono risultare 4. E di nuovo 1 2, e di nuovo 1, filo sull'uncinetto 2, 1, filo sull'uncinetto 2, 1, filo sull'uncinetto 2, 1, filo sull'uncinetto 2. E non ci scordiamo dell'ultimo, come al solito con il punto basso stiate attente all'ultimo punto, entro nell'ultimo punto, 1, filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto ancora una volta, filo sull'uncinetto, chiudo. Voilà, ci verrà un giro così e uno così se lo lavoriamo avanti indietro. Invece se lo lavoriamo in tondo ci verrà tutto così. Vedete? Cioè, è stupendo, così semplice, una catenella per girare, giriamo e praticamente vedete i nostri punti e andiamo a lavorare in ognuno di essi un punto basso doppio. Ecco, così. Uno, ups, due. Uno, due. Di nuovo, uno, due. E si va avanti così. Voglio lavorare un pochettino di più, così vi faccio vedere com'è. E poi vi farò vedere anche come si lavora in tondo, ma uguale al punto basso, solo che è molto più carino, come vedete. Vedete? È molto molto più simpatico e non ci viene nemmeno a credere che con una cosa talmente semplice, ecco, realizziamo un punto così carino. Possiamo lavorare, come dicevo, borse, sciarpe, coperte, capelli, qualsiasi cosa, tutti i modelli che noi li conosciamo con il punto basso, che è il più semplice punto, possiamo lavorare con il punto basso doppio e certo che diventa molto più carino. Presine, ecco, tanto per dire, per fare una cosa, per imparare il punto. Ecco, potete fare una presina, potete fare una fascia per i capelli. Ecco, per fare una cosa semplice ed imparare il punto, abituatevi così. Ecco, io veramente adesso voglio provare per ogni punto che ve lo insegno di darvi almeno un'idea anche di un progetto semplice, semplice, semplice. Quindi adesso vi dico, con questo punto fate un semplice, ecco, una semplice fascia per i capelli, anche se adesso è caldo, ma per l'inverno sarà perfetta. O lavoratelo col cotone, o magari fate non lo so che cosa, comunque magari fate una presina. Ok, quindi è questo. Adesso vi voglio far vedere, vado due tre giri ancora di più, tanto per farvi vedere meglio un po' come viene, però penso sia già chiaro. Poi faccio vedere come viene anche lavorato in tondo. Ok, quindi io ho lavorato qua un quadrato, come vedete,
quindi ho fatto una presina, posso dire, o un quadrato che magari ne farò di tanti colori, ne faccio una borsa da tenere i miei gomitoli, insomma. Comunque, voglio dire, si lavora facilissimo, si va avanti anche veloce, lavoratelo largo, quindi importante lavorarlo largo. E adesso, tanto per sicurezza, vi voglio far vedere come si lavora anche in tondo. Ecco, non conto neanche, vado avanti così con le mie catenelle per fare un pochettino di più, tanto per poter, ecco, così chiudo, attente insomma, quando chiudiamo, non perché non vogliamo che sia torcigli la nostra catenella, molto importante. Facciamo un punto bassissimo e niente, iniziamo una catenella, no, come al solito, e iniziamo a lavorare il nostro punto, eccolo qua, vedete? Quindi ugualmente, e come vi dicevo, la parte bella, mi sembra la più bella, viene sull'esterno, vedete questa qua, ups, scusate, ero fuori, viene sull'esterno, quindi possiamo andare avanti così a lavorare delle cose. Ecco, vedete, cioè è semplicissimo, lavoratelo, come dicevo, abbastanza largo. Ecco. E sicuramente farete delle cose, vedete? Bellissime. Ok, e noi adesso quando arriviamo, vi faccio vedere questa cosa, quando praticamente arriviamo alla fine, ecco, vedete? E questa è la parte che a me piace di più, infatti è la parte più bella, e vogliamo che rimanga questa, diciamo, se lavorate una borsa o non lo so, un sacchettino, qualcosa, e volete lavorare in è scivolato, e volete lavorare in tondo, allora ecco, sì, questo è l'ultimo punto, entriamo nel punto, primo punto basso, facciamo punto bassissimo per chiudere, e quindi ecco, niente, facciamo una catenella e iniziamo il secondo giro ugualmente, quindi è tutto qua questo punto, ecco, uno, filo sull'uncinetto, ancora uno, e andiamo avanti così. No, non si lavora difficile, è che sono i miei uncinetti di bambù che veramente, io insisto perché mi piacerebbe che funzionassero. Ok, quindi vedete, è semplicissimo, guardatelo quanto è semplice e quanto viene bene solo con questo lato, quindi lavorato in tondo. Ok, quindi questo è il punto basso doppio. Insomma, io l'ho trovato così come nome, l'ho trovato in inglese, e comunque molto bello e veramente da provare. Si lavora velocissimo, davvero molto più veloce del punto basso normale. Ok, al prossimo tutorial.